Designazione arbitrale 2022-2023, seconda giornata di campionato, la prima giornata di campionato con tante polemiche. Vediamo se con questa giornata, seconda giornata di Serie A, ci saranno polemiche, tante belle sfide. Ci saranno questa giornata. Partiamo dalla prima partita di sabato 20 agosto alle 18:30 con Piccinini, primo arbitro, poi Tolfo Cataldo, poi quarto uomo Marinelli, VAR Di Paolo e VAR Longo. Fino a qua Piccinini ha fatto bene anche l'anno scorso contro alcune squadre, anche contro l'Inter per esempio, quindi mi fa molto piacere ritrovare Piccinini dopo la seconda giornata contro il Torino-Lazio, col Torino che viene fuori sul successo sul Monza e la Lazio che vince sul Bologna 2-1 della prima giornata. Quindi vediamo quello che verrà fuori in questa partita, no, non bellissima, però che può dare qualche spiraglio. Poi andiamo sempre alle 23:30, alle 18:30 con Udinese Salernitana. C'è Aureliano, Bindoni, Imperiale, Perenzoni, Nasca e Paganessi. Allora, questa Aureliano è un'ottima scommessa come arbitro. È un'ottima scommessa perché gli Aureliano sono sempre quello meglio, secondo me. Poi ce ne sono altri, però Nasca e Paganessi al VAR sono eccezionali. Hanno fatto vedere anche l'anno scorso contro in Coppa Italia e Supercoppa Italiana quello che sapevano fare al VAR e chiamare l'arbitro. Quindi Nasca e Paganessi è molto bello ritrovarli. Poi gioca la nostra magica Inter Spezia 8 e 45, sempre di sabato. Ci sarà Gersini, Di Lorio, Raspolini, quarto uomo Santoro, Avar Marini e Avar Guida. Guida, dopo adesso Gersini, allora non l'ho mai sentito. L'ho sentito poche volte l'anno scorso, ma pochissime volte perché ha sempre brillato quasi in Serie B. Quindi vediamo se ci sono polemiche anche su questo arbitro. Secondo me no, perché Gersini non è di Milano, quindi meno male. Poi Guida ritorna prima per il debutto stagionale in Serie A insieme al VAR, perché ha fatto un episodio molto brutto l'anno scorso col Torino Inter, non ricordo ancora. Rigore mancato per Belotti, non dato. Quindi vediamo se saprà ripagarsi oppure no. Io secondo me sì. Non so voi. Un altro big match, Sassuolo viene sconfitta dalla Juve per 3-0 e la guiderà questa partita Colombo, Rossi, Marchi e quarto uomo Miele, Paterno, Ingrati. Allora, Colombo mai sentito neanche l'anno scorso, un ottimo arbitro secondo me. Poi Irati che torna al VAR, anche lui, secondo me può fare ancora meglio quest'anno anche Irati, perché l'anno scorso ha fatto poche cose buone. Però dai, ci può stare. Poi si gioca domenica Empoli Fiorentina Marchetti alle 18:30. Marchetti ha abitato anche l'Inter l'ultima partita di Serie A, mi pare, o l'ultima, penultima, non me lo ricordo, però dai, ci può stare. Poi Mkhitar, Trinchieri, non li ho mai sentiti questi due nomi, due assistenti, vediamo cosa stanno a fare. Quarto uomo Sacchi, Avar, Mazzoleni, Passarri. Mazzoleni, Sacchi, ho sempre detto che sono due arbitri eccezionali. Napoli, Monza, ritorna Forneau. Però qua c'è un errore, forse no, vediamo. Napoli, Monza, Forneau, Massara, Secchi, Rutelli, ancora Irati, non so perché. Non so se hanno fatto un errore, però vediamo quello che succederà. Forneau ritorna dopo tanto a Napoli per arbitrare Napoli. Un big match di questa serie, questo campionato, primo big match
Atalanta Milan. Dai. Da Maresca per l'Inter è sempre stato un incubo. Poi voglio vedere qua se ci sono segnalazioni, però no. Ci sarebbe Sozza da Milano, Atalanta Milan. Quarto uomo Sozza da Milano. E qua non voglio aprire polemica perché Sozza ha visto, sono venuto fuori anche polemiche qua. Però va bene, andiamo avanti. Bologna e Verona, ma Marcenaro e Guida ancora insomma va. Roma Cremonese, lunedì 22 alle 18:30. Massimi, Mille, Peretti, quarto uomo Miraldi. VAR, Fabbri che viene da Ravenna e Muto. L'ultima partita di Sampdoria Juve di questo lunedì, di questa seconda giornata, sarà arbitrata da Sampdoria, da Visso per Sampdoria Juve, quindi vediamo. Tante ottime designazioni arbitrali possiamo dire per questa giornata e io davvero d'accordo con queste designazioni con Rocky e mi fa molto trovare Marisca e l'abbiamo qua nel primo robo che sarà nella copertina della live. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale immediatamente e arriviamo a 200 iscritti. È un nostro traguardo. E come diciamo sempre, sempre forza Inter e forza Arbitro.